capace di amare, più troveremo da lui misericordia. Chiediamo perdono per tutte quelle volte che chiediamo amore e comprensione da parte di Dio, ma poi amiamo pochi fratelli, le persone che ci Gesù va da tutti.
non esclude nessuna possibilità, perché a ciascuno dà la sua possibilità, la possibilità di ascoltarlo, la possibilità di lasciarsi infiammare la mente e il cuore. Ma qui vediamo non avviene subito, anzi al contrario, proprio nel bel mezzo del pranzo arriva una donna, chissà da quanto tempo stava aspettando, forse nascosta sotto il velo, perché era una donna molto conosciuta, di notte ricercata da molti, di giorno giudicata da molti, e probabilmente gli stessi che la giudicavano erano quelli che andavano ad infortunare. Entra questa donna, entra non per sedersi a tavola, non per cercare i clienti, non per approfittare della circostanza, entra perché non ne può più. Lei è stata schiava dei falsi amori, ascoltando Gesù predicare, chissà quante volte prima di fare questo gesto aveva ascoltato Gesù, rimane folgorata, rimane colpita non dalla persona di Gesù ma dal suo messaggio, da come lui annunciava con la propria vita e con le sue parole quella novità che l'ha spinta a trovare e a cercare il vero amore, quello limpido, quello vero, quello autentico. E allora va, e senza guardare nessuno, senza il permesso di nessuno, si mette ai piedi di Gesù e fa dei gesti un po' particolari, dei gesti che rimarranno eterni, sono 2000 anni che noi li ricordiamo, dei gesti che possono sembrare vuoti, scontati, ma Gesù li ha consacrati. Mamma mia, ma che fai? Che messia è questo? Ma che profeta? Tutti conosciamo questa donna, come fa a farsi avvicinare da lei? E Gesù ricorda a colui che lo aveva invitato, attenzione, l'ospitalità è una cosa sacra, ma tu forse preso dall'euforia, dalla contentezza o distrattamente mi hai accolto senza tutte quelle attenzioni importanti. Nella nostra cultura lavare i piedi non significa niente, ma nella cultura ebraica e in alcune zone dell'Oriente ancora esiste, io lo ricordo sempre quando andai in Bangladesh, esiste ancora. L'ospite, quando va nella casa che viene, nella quale c'è una festa, viene fatto sedere, invitato a sedersi, e il padrone di casa, colui che invita, lava i piedi come segno di accoglienza. Ricordo quando andavo con dei missionari in un villaggio, perché c'era un matrimonio da celebrarsi il giorno dopo, ci hanno fatto entrare nella casa e la sposa e il papà dovevano lavarci i piedi, io assolutamente non volevo. Disse il missionario Cristoforo, fermati, perché è l'offesa più grande che facciamo alla famiglia.